Le giornate europee del patrimonio sono dedicate quest'anno al patrimonio in cammino. E se si parla di viaggio, si parla di mappe. È in questo contesto che si colloca la mostra Itinerari di carta fino al 31 ottobre all'Archivio di Stato di Firenze, che raccoglie atlanti, diari e cartine antichi che vanno dal XVI al XVIII secolo. Tra questi anche una mappa del Giappone risalente alla prima visita diplomatica di dignitari giapponesi nelle corti europee, avvenuta tra il 1582 e il 1590 ed esposta per la prima volta al pubblico. Questa mostra è un viaggio tra i viaggi, è il primo tassello di una strategia più ampia che è tutta improntata appunto a favorire l'accessibilità, l'avvicinamento dei cittadini al patrimonio documentale e archivistico. Tra le novità anche tre mappe nautiche del Cinquecento in cui è riportata l'indicazione delle distanze e dei porti, ma preziosi sono anche i diari e le relazioni dei viaggiatori, alcune anche commissionate appositamente da Cosimo III per raccogliere tutte le informazioni che potevano essere utili allo sviluppo del Granducato. In generale una sorta di guide turistiche ante litteram. Sono segnalate le cose più notevoli da vedere di una città, tutte quelle indicazioni utili per il viaggiatore, come preparare i bagagli, come muoversi all'interno di quella città, addirittura i costi dei trasporti per mare, per fiume e per terra. La mostra è a ingresso gratuito.